Ciao ingegneri e benvenuti in questo nuovo video. Avete messo il vestito delle grandi occasioni? Visto il grande successo e il riscontro positivo che avete dato durante la prima stagione del PolidiLab, siamo tornati carichissimi con la seconda stagione e in questo video vedrete subito il primo pezzo in gara. Ma prima rinfreschiamoci un po' la memoria e forse rinfreschiamoci proprio il termine adatto per questo video e tra poco capirete anche il perché. Che cos'è il PolidiLab? Il PolidiLab è il nostro laboratorio di stampa 3D in cui stampiamo gratuitamente ed analizziamo progetti che ci inviate proprio voi all'indirizzo labpolid@gmail.com. L'analisi di questi progetti avviene tramite la valutazione di 5 semplici criteri e quest'anno li abbiamo un po' rivoluzionati ed aggiunto qualche novità. Infatti quelli della seconda stagione saranno progettazione, design e dettagli, stampabilità, innovazione e infine funzionalità. Prima di partire, come sempre, vi ricordo di metterci un like e di iscrivervi al nostro canale. Ricordate quello che vi ho chiesto all'inizio del video circa il vestito elegante? Bene, è già ora di toglierselo e indossare cappello da neve, sciarpa, guanti e dirigerci verso la vetta del Grand Zebrù. Che freddo! Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con la presentazione del pezzo. Il pezzo selezionato dai nostri esperti è quello di Marcello Sgariboldi e Claudio Grassi e si tratta di Grifo, un'impugnatura applicabile a bastoni da sci alpinismo. Marcello, il titolare dell'invenzione, è un vigile del fuoco ed è appassionato di alpinismo, oltre ad essere laureato anche in scienze motorie. E durante una sua escursione avvenuta sulla montagna Grand Zebrù, si è accorto che quando necessitava della piccozza, che è un dispositivo di protezione individuale indispensabile per la pratica alpinistica, questa si trovava sempre all'interno dello zaino, mentre nelle sue mani erano disponibili solamente i bastoni. E tornato da questa escursione, ha pensato subito di contattare Claudio, progettista e disegnatore CAD dalle ottime competenze tecniche, ed insieme, dopo alcune versioni, hanno ultimato la progettazione di Grifo. Pensate, questo oggetto è stato perfino brevettato e nonostante l'idea sia nata solo 3 anni fa, questo dispositivo ha già accompagnato Marco Confortola, che è un noto alpinista italiano, durante una delle sue avventure sul Nanga Parbat, massiccio montuoso situato in Pakistan, la cui vetta più alta arriva a più di 8000 metri. Ma ora è giunto il momento di presentarvi Marcello, che ci spiegherà più nel dettaglio il suo progetto. Vai Marcello! Ciao, sono Marcello e abbiamo realizzato questo progetto che fa parte di un progetto più ampio che su cui stiamo lavorando da qualche anno. Nello specifico si tratta di una impugnatura per bastone da sci alpinismo. È un'impugnatura che ha delle caratteristiche particolari, fra cui la possibilità di alloggiare una speciale piccozza, che è un dispositivo di antiscivolamento che può essere applicato o rimosso all'occorrenza. Inoltre abbiamo dato un'inclinazione di 18 gradi che favorisce l'impugnatura e la mobilità del polso. Un'altra particolarità è il becco anteriore che consente di sganciare o agganciare gli attacchi da sci o gli scarponi. Un'altra caratteristica particolare è la leggerezza. La tecnica 3D ci ha dato la possibilità di avere una percezione del prodotto finito e consentirci anche eventuali modifiche. Ed ecco qua il pezzo stampato in nylon PA12, ma non perdiamo altro tempo e analizziamo subito i criteri. Il primo dei nuovi criteri della seconda stagione del PolidiLab è la progettazione. In questo progetto è ben visibile la mano di un ingegnere esperto, seppure sia un pezzo abbastanza semplice e lineare. In questo pezzo infatti nulla è lasciato al caso. Ha un'inclinazione di 18 gradi che favorisce l'ergonomia, a fori che servono sia per alleggerire il pezzo stesso che per facilitarne il grip anche con l'utilizzo di guanti, e pensate, riesce a reggere fino a un carico di 200 kg. Voto 4 su 5. Il secondo criterio da analizzare è design e dettagli. Grifo è personalizzato lungo due pareti. Da una parte troviamo il suo nome, mentre dall'altra troviamo le coordinate del monte Grand Zebrù, che per l'appunto è stata la fonte di ispirazione nonché test per questo progetto. Questa impugnatura inoltre non presenta spigoli che potrebbero essere d'intralcio durante l'utilizzo, e questa fessura frontale al contempo, come ci ha spiegato Marcello nel suo video, è pensata per sganciare o agganciare gli scarponi da sci. Detto tutto questo, il voto finale è 4 su 5. Terzo criterio in valutazione, la stampabilità. Questo progetto ha presentato un'ottima stampabilità,
Il pezzo è solido e resistente e infatti non ha subito deformazioni. Grazie alla sua massa riesce anche a sfruttare al meglio le caratteristiche della stampa MJF e l'isotropia su tre assi, quindi voto 5 su 5. Il quarto punto da valutare è l'innovazione. Premetto che non sono un grande esperto di sci alpinismo, ma questo progetto è davvero innovativo perché va a risolvere un problema sentito da molti appassionati. Ed è proprio questa l'essenza della stampa 3D MJF. Si ha un problema, si ha un'idea per risolverlo, si fanno dei test e alla fine si arriva ad una soluzione. Ed in più questo oggetto, come dicevo all'inizio, è stato anche brevettato dai suoi creatori, che si stanno togliendo piano piano delle grandi soddisfazioni. Quindi voto 5 su 5. Valutiamo adesso la funzionalità. Per questo punto voglio farvi vedere un video di Marcello così da aiutarmi nella spiegazione. La funzione principale di questo oggetto è quella di avere sempre a portata di mano la piccozza e, come appunto si vede in questo video, può essere davvero fondamentale per aiutarsi sia nella frenata di una caduta che nella risalita, per cui voto 5 su 5. Bene, arrivati a questo punto facciamo un breve riepilogo dei voti assegnati a questo progetto. Abbiamo detto progettazione 4 su 5, design e dettagli 4 su 5, stampabilità 5 su 5, innovazione 5 su 5 e infine 5 su 5 anche per la funzionalità. Il voto finale, ottenuto sommando tutti i punteggi e dividendoli per il numero dei criteri, cioè 5, è quello di 4.6, che lo porta in questo caso, per forza di cose, al primo posto in classifica. Ma mandateci i vostri progetti all'indirizzo labpolid@gmail.com e provate a sfidare Grifo e a scalzarlo dal primo posto. Anche se immagino sarà difficile, perché è risaputo che Grifo è ottimo sia nelle scalate che nelle risalite. Vabbè, scusate la cavolata finale, ho provato davvero a trattenermi per tutto il video, ma a un certo punto non ce la facevo più. Comunque spero che questo video vi sia davvero piaciuto. Per oggi è davvero tutto, quindi ciao a tutti dal nostro Polid Lab e buona stampa 3D!